Bene, allora eccoci qua, che siamo su iFidelity, dove ho rezzato delle mucche, ho rezzato oltre alle mie cosine anche le farfalle, ci sono anche i quadrini, insomma tutte queste cose qua sono delle cose che si fanno con gli script. Per esempio questi cubi qua sono dei cubi magnetici. Cosa vuol dire che sono magnetici? Vuol dire che hanno un'interessante proprietà, che io li posso spostare. Tra l'altro ho scoperto che qui il movimento è molto fluido, nel senso che se giro col mouse rimangono sullo stesso piano, se premo shift posso abbassarlo o alzarlo, e se premo CTRL ruota il cubo. Ora la cosa che è interessante di questi cubi è che se li avvicino agli altri cubi vedete che si attaccano da soli. Questa è una cosa interessante, quindi se io lo metto vicino agli altri cubi hanno proprio questo effetto di click, e da lì si potrebbero fare insomma dei giochini abbastanza carucci una volta poi riusciti a gestire queste cose. Questi modelli qua invece sono delle mucche che si trovano nell'inventory. L'inventory di base, mi sono dimenticato l'altra volta di spiegare un attimino meglio come si lancia il Virkadia server, perché a volte succede che voi non riuscite a entrare sul vostro server, cioè diventa tutto nero. Invece se siete nel vostro server, vedete questa cosa qua, questa piattaforma che sta di sotto. Tra l'altro c'è un'altra cosa divertente, che sembra che ci sia un campanello qui da qualche parte, che ero riuscito a... Ah sì, ce ne sono vari campanelli, vedete che qui c'è... Questo è un campanello che se clicco lui emette un suono, quindi come vedete è tutto molto molto fluido, o relativamente insomma. Adesso vediamo poi la cosa. Dicevo, lanciate il Virkadia server e poi vi trovate qua questo simbolo con Virkadia, e qui dovete verificare che sia stato lanciato, quindi server started, perché se chiaramente il server è stoppato non funziona. Poi magari faccio poi il termine per vedere un attimino. Ora, tra l'altro qui c'è il famoso Bluetooth. No, non era quello che volevo fare prima. Ritorniamo ancora a Virkadia. Allora, la cosa che volevo dire è appunto che fate sempre visit local server, e anche se siete da un'altra parte, praticamente venite riportati praticamente su questo server. A questo punto andate nelle coordinate iniziali e non siete più dove eravamo prima, e qui ci sono praticamente il consiglio di volare con uno shift barra spaziatrice, e poi magari ci troviamo alt con alt, andiamo a vedere dove che avevamo le nostre cose che dovrebbero essere rimaste qua, e poi sono là. Ecco, una volta c'era uno scriptino che permetteva di andare proprio cliccando, un po' come succedeva in Second Life, ma appena lo ritrovo ve lo faccio vedere. Nel frattempo, ecco, noi vogliamo con lo shift per andare un pochino rapidi, ok, e torniamo dalle nostre mucche. Qui, ecco, giusto per chiudere, come ho fatto insomma a ottenere questa cosa? Intanto il mio avatar l'ho modificato andando qua in avatar, e mi comparivano, ho scelto questo, credo che sia Sean, se no posso scegliere anche un altro, Mason o Mike. Purtroppo Woody è quello originale. Quando c'era iFidelity avevamo a disposizione molti altri avatar. In realtà basterebbe farsi un FST, se sappiamo costruire dei minimo di rigging, ma quello è tutto un altro discorso, ok? Quindi voi cliccate su uno di questi avatar e almeno potete cambiare faccia e non essere il Woody. Invece, per quanto riguarda le mucche, se volete replicare
questa cosina, è sufficiente che andiate praticamente su Edit, Running Scripts, e poi vi trovate una serie di tutorials, e qui ci sono dei tutorials tipo, adesso qui c'è una ricerca, quindi togliamo il sound, e il tutorial che trovate qua, sotto i tutorial, trovate un po' di cose, tipo per esempio questo qui Share, quindi per provare a lanciare questo script fate doppio clic su Share, e la Share in teoria dovrebbe, se funziona, prima no, quindi magari faccio Share, la rilancio, niente, Share, in questo caso non funziona. Però questa, oppure magari un po' lento, ci impiegherà un po' a farlo, però io ho fatto esempio Cow, cioè quindi se io vado in una zona dove non ci sono mucche attualmente, quindi mi muovo, corro un po' di qua, così se viene la Cow la riesco a vedere, faccio Cow, doppio clic, eventualmente faccio Load con questo tastino qua, e c'è praticamente il Cow.js comparso qua sopra. E in teoria tra un po' dovrebbe comparire, se tutto va bene, una mucca. Prima ci ha impiegato un pochino, vediamo. Quindi può essere che questi script abbiano un attimo di lag, però la cosa interessante è che una volta che poi sono venuti, insomma sì, e qui c'erano anche le farfalline, non so più. Comunque magnetic block erano questi, praticamente ho fatto un magnetic block qua e li avevo rezzati praticamente da qua, e così via. Ci sono altre cose che possono, vediamo un po' qui, magnetic blocks, questo, se faccio reset, okay. Non so se magari stanno in realtà continuando a alzarsi laggiù. Probabilmente è da giù dove ho iniziato quando ho messo questa cosa. Quindi magari bisogna resettare praticamente qui Code.js, tolgo lo script e poi il Code.js posso provare a rilanciarlo qua. Fare una cosa, vediamo un po' se... Non so, comunque, prima facendo operazioni di questo tipo sono apparsi questi oggettini. Poi dopo, quando esploreremo meglio, vedremo anche le implicazioni, insomma, e magari faremo gli script un pochino più interessanti. Al momento questo piccolo video serve solo per farvi vedere che le animazioni esistono in Vircadia, funzionano più o meno come funzionavano in iFidelity, c'era iFidelity, e si spera che tutto ciò migliori progressivamente.